chi giunge dal mare, l'ampio promontorio della città di Crotone appare dominato dall'imponente castello sorto sul sito dell'acropoli dell'antica città greca di Croton. Ancorata la barca al molo vecchio, si sale rapidamente al centro storico della città, racchiuso dalle mura cinquecentesche in parte ancora conservate. Esterno, ma ad esse collegato, vi è il castello, poderosa costruzione a pianta quadrangolare, con torrioni cilindrici e bastioni pentagonali, eretta nel 1541 a difesa delle incursioni saracene. L'abitato presenta evidenti le caratteristiche del borgo medievale. Nelle stradine che si inerpicano radialmente fino alla fortezza, nel dedalo di viuzze e vichi chiusi, con frequenti passaggi aerei che ne accrescono la suggestione. Passeggiando per il borgo è possibile ammirare molti palazzi nobiliari di epoca barocca e diverse chiese, tra le quali spicca il Duomo, il cui impianto originario risale al IX secolo. La ricostruzione integrale della chiesa avvenne nel corso del Cinquecento. Assolutamente imperdibile è una visita al Museo Archeologico, il quale conserva preziosi reperti che testimoniano ancora oggi lo splendore e la raffinatezza raggiunti dalla città magnogreca in epoca classica, soprattutto nella produzione dell'arte orafa, per la quale ancora oggi si distingue l'artigianato crotonese.